Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio condividere con voi alcuni titoli che purtroppo non ho particolarmente amato. Sono principalmente libri che ho concluso, ce n'è uno solo che ho interrotto, insomma, a metà, però ecco, sono libri che in realtà non mi hanno completamente conquistata. Solitamente io tendo a tenere in libreria soltanto i libri che mi sono veramente piaciuti, anche perché altrimenti sarei veramente sommersa di libri, e quindi tengo da una parte poi tutti i libri che via via, insomma, mi hanno poco convinta, e quando ho l'occasione o li regalo o li vendo o li do in beneficenza, insomma, vedo un po', in modo da poter trovare per loro dei nuovi lettori, però allo stesso tempo liberare un po' di spazio nella mia libreria. Quindi ho deciso di farvi vedere alcuni dei libri che ho messo da parte proprio per questo, perché vorrei proporre a voi, se siete interessati, di acquistare questi libri, proprio per il motivo che dicevo prima. I libri che io non ho amato non vuol dire che non potranno essere amati da qualcuno di voi, che magari potrà trovare interessanti queste letture che invece a me non hanno colpito tanto. Vi lascio quindi sotto nell'info box i titoli dei libri e il loro prezzo, ovviamente un prezzo bassissimo essendo libri usati, perché comunque li ho già letti io, però appunto, se avete piacere di averne uno, magari potete scrivere e ci metteremo d'accordo perché io ve lo possa spedire e voi possiate leggerlo. Bene, cominciamo subito. Il primo libro che vi propongo è La terrazza proibita, vita nell'harem di Fatema Mernissi. Non so come si legga il nome. Comunque, questo libro l'ho letto per intero ed è praticamente un memoir, nel senso che l'autrice parla della sua esperienza personale all'interno di un harem. Lei è nata negli anni 40, quindi per farvi capire un po' il periodo a cui si riferisce. Quindi l'harem dove vive la bambina è il classico harem come l'abbiamo in mente noi, nel senso che è un harem dove vive la sua intera famiglia, composta non solo dai genitori ma anche dagli zii e ovviamente dalle varie mogli degli uomini della famiglia. Racconta soprattutto il ruolo della donna all'interno dell'harem, di come le donne siano divise tra chi approva questo genere, questo genere di tradizione, che è appunto la possibilità di avere più di una moglie, e chi invece ha un animo più moderno e sogna per le figlie un mondo diverso. Il libro è interessante, dà un sacco di informazioni sulla vita nell'harem, ma in generale sulle tradizioni di questa famiglia, sulla vita delle donne che diciamo chiuse in questo harem, senza la possibilità di uscire, devono trovare altri sbocchi alla propria creatività e alla propria voglia di evadere da queste mura che le circondano. Mi aspettavo di trovare un romanzo, invece questo un romanzo non è. Comunque l'ho trovato interessante, non mi ha particolarmente conquistata e quindi magari potrà conquistare qualcuno di voi. Il secondo libro di cui vi parlo in realtà ve lo potete immaginare, perché qui su YouTube ne ho parlato malissimo perché proprio non mi è piaciuto, e sto parlando di Io odio internet, un romanzo utile di Jarrett Kobeck. Lo conoscerete perché è stato pubblicizzato molto su, insomma, di vari canali che parlano di libri, e anch'io sono rimasta incuriosita, ecco, da questo titolo e l'ho preso. Ecco, devo dire che questo libro proprio non fa per me. Sicuramente su internet avrete trovato opinioni contrastanti, perché so che qualcuno ha veramente amato questo libro, ma per me è stato proprio odio puro. Non mi è piaciuto il modo in cui l'autore parla di internet in una maniera molto da superiore, superficiale, con un'ironia forzata che non fa assolutamente ridere, divagando in continuazione su altri argomenti non interessanti, usando giri di parole per dire a volte quello che si può esprimere con una parola sola, in maniera ripetitiva e veramente snervante. E come ho detto tante volte, a parte tutti questi difetti, l'argomento principale, che è internet e i social, viene affrontato in una maniera totalmente ridicola, perlomeno da parte di un uomo che utilizza i social per farsi pubblicità. Siamo tutti un branco di pecore ignoranti e lui è l'unico che dall'alto del suo piedistallo riesce a capire la vera natura dei social e a giudicare chi li utilizza. Insomma, un libro che non mi ha convinta in nessuna maniera, l'ho finito veramente con grande sforzo, però ripeto, trovate su internet anche delle recensioni positive su questo libro, quindi magari se vi convincono potreste provare a leggerlo. Il terzo libro che vi propongo sicuramente piacerà a tanti tanti di voi, e mi dispiace darlo via, venderlo, però veramente io so che non fa per me, non potrei leggerlo, e sto parlando della Repubblica dell'Immaginazione
l'immaginazione di Azar Nafisi, l'autrice, la famosa autrice di Leggere Lolita a Teheran. Allora, io questo libro non l'ho finito, ho letto soltanto le prime pagine, veramente avrò letto una cinquantina di pagine, ho capito che non fa per me. Anche in questo libro Azar Nafisi torna a sottolineare l'importanza della letteratura, il fatto che non debbano esistere censure o il fatto che attraverso la letteratura si possano trasmettere i messaggi giusti, i messaggi più importanti di libertà e di rispetto del prossimo. Quindi analizza alcuni testi letterari, parla anche delle sue esperienze personali, insomma è un libro che sicuramente è molto molto interessante. Purtroppo per me l'ho trovato un po' troppo didattico, un po' troppo scolastico tra virgolette, nel senso che io vivo per il momento una vita che non mi permette di avere abbastanza concentrazione per leggere un libro del genere, che comunque come vedete è scritto abbastanza fitto, e quindi mi sono resa conto che avrei letto tutto con un'infinita lentezza e con grande fatica, e che quindi non l'avrei apprezzato in pieno. E allora niente, questo libro era da anni nella mia libreria, se non ho intenzione di leggerlo è inutile tenerlo lì, e quindi niente, cerco di dargli nuova vita appunto dandolo ad uno di voi, e spero veramente che qualcuno sia interessato. Passiamo adesso ad un romanzo, e sto parlando di Nelle tue mani di Gabriel Katz. Penso, ragazzi, io coi nomi. Comunque, questo è un romanzo che ho letto per intero, un romanzo che si legge molto bene, molto scorrevole, che però racconta una storia che a me non ha entusiasmato più di tanto, anzi l'ho trovata molto molto scontata. È la storia di un ragazzo cresciuto nella periferia di Parigi, un ragazzo che diciamo è quasi predestinato a diventare un teppistello, e che però ha una dote molto particolare, ha l'orecchio assoluto, ha avuto la possibilità di studiare per alcuni anni pianoforte insieme a un vicino di casa, e quindi ha una dote enorme per appunto il pianoforte, quindi sa suonare il pianoforte. Un giorno viene scoperto, tra virgolette, dal direttore di una scuola di musica di Parigi, il Conservatorio di Parigi, adesso non ricordo alla perfezione, insomma si ripropone quest'uomo di salvare questo ragazzo da una vita di appunto di piccoli crimini, per farlo emergere nel mondo della musica. Il libro, quindi, come ho detto, l'abbiamo letto durante un club del libro, a molti lettori è veramente piaciuto, quindi per questo ve lo consiglio. Per me, come ho detto, è stata una storia un po' troppo banale, diciamo che la maggior parte delle cose me le aspettavo, perché secondo me sono già sentite sia all'interno di altri libri che nei film, e infatti anche da questo è stato tratto un film, quindi insomma non mi ha convinta in pieno. E però ecco, non posso dire che è un libro brutto o che si legge male, quindi magari qualcuno di voi potrà apprezzarlo. Mi piange il cuore a dover vendere anche questo volume, Donne che non perdonano, di Camilla Läckberg. Mi piange il cuore perché io adoro Camilla Läckberg, ma purtroppo non ho amato particolarmente questo libro. Ve ne parlerò meglio poi in un video delle letture che farò più in là, perché sto leggendo poco, quindi aspetto di avere un po' di libri di cui parlarvi. L'ho letto tutto, quindi è un testo che si legge velocemente, anche perché Camilla Läckberg sa rendere le storie intriganti, quindi si ha voglia andare avanti. È la storia di tre donne che subiscono delle ingiustizie da parte degli uomini, e quindi loro non perdonano, anzi decidono di vendicarsi. Non l'ho particolarmente amato perché secondo me non è abbastanza approfondita la psicologia delle nostre tre protagoniste, che vivono tre situazioni molto diverse, che però vengono messe sullo stesso piano, e secondo me non sono da mettere sullo stesso piano, e soprattutto viene trattata con un po' di superficialità degli argomenti che sono invece molto complessi e molto profondi, e non è così facile, ecco, giudicare a volte, data la delicatezza di certi argomenti come può essere la violenza sulle donne, come possono essere i tradimenti eccetera, bisogna andare un po' più a fondo, ecco, non tutto è o nero o bianco, e soprattutto le reazioni delle vittime non sono tutte lecite, almeno secondo me. Però ripeto, Camilla Läckberg è una grande scrittrice, il libro si legge veramente con grande rapidità, e magari alcuni di voi possono anche apprezzare questa storia nonostante non sia particolarmente approfondita, ecco. Ne avrete sentito parlare perché è un libro anche piuttosto famoso, quindi spero che qualcuno di voi lo voglia. Ultimo libro che vorrei vendere, e per questo mi dispiace un po', però proprio non riesco a proseguire nella lettura, infatti questo è uno dei libri che appunto
ho interrotto a metà e sto parlando di Eleanor Oliphant sta benissimo. Iniziato a giugno, siamo ormai praticamente a metà luglio e ancora non vedevo la fine di questo libro, anzi non avevo mai voglia di leggerlo. Allora, la storia di Eleanor Oliphant è interessante, è carina, è scritta bene, si legge bene, è originale. Io devo essere sincera, mentre qualcuno ha detto che non ha trovato particolare feeling con la protagonista, io invece l'ho trovata una protagonista carina, tra virgolette, nel senso che l'ho trovata interessante, ho trovato interessante la sua psicologia, nella sua ingenuità, nel suo essere così candida di fronte al mondo, ho trovato interessante vedere il mondo appunto attraverso i suoi occhi. Credo che il difetto di questo libro sia il fatto che non succedono tante cose, nel senso che a metà libro veramente sono successe due cose, proprio poco. Quindi nonostante sia carino, ci faccia sorridere in alcuni punti, pensieri di Eleanor Oliphant siano veramente a tratti esilaranti, a tratti profondissimi, mi sono trovata ad annoiarmi, quindi non ho mai voglia di leggerlo e mi ritrovo appunto alla fine la sera invece di leggere a guardare sempre la televisione. Non ho voglia di portarmi dietro un libro per chissà quanti mesi per la convinzione assoluta di doverlo finire, però sono veramente sicura che a qualcuno di voi può piacere, perché è difficile per me trovare un difetto, a parte il fatto che non ho voglia di leggerlo, quindi probabilmente è qualcosa più legato a me e a come sono fatta io come lettrice, piuttosto che a un giudizio universale, ecco, che è anche difficile dare. Quindi niente, spero che questo libro possa trovare presto una nuova casa, perché purtroppo con me non c'è stato il feeling giusto, e niente, mi dedicherò adesso ad altre letture che spero mi conquisteranno e che poi deciderò di tenere in libreria, e appunto questo potrà prendere il suo posto nella libreria qualcun altro. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, spero che troviate qualcosa che vi interessa e che possiate appunto dare nuova dimora a questi libri, e niente, vi ripeto che sotto vi lascerò i titoli e i prezzi dei libri, a cui va aggiunto soltanto la spesa di spedizione, che poi è tipo 1,20€, 1,28€, non mi ricordo, per piego di libri. E basta, se siete interessati iscrivetemi e poi ci metteremo d'accordo. E allora niente, vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!